Siamo con Alberto Ruvo, mister Lavagnese, 1-1 questo pomeriggio con il Bra, un punto ovviamente prezioso per voi, che ad un certo punto insomma, avete pensato che potevano essere anche tre per le occasioni che avete avuto, soprattutto per il rigore, però qual è il tuo giudizio a caldo? A caldo che usciamo con un buonissimo punto. Io ho guardato un po' gli ultimi risultati del Bra, se noi guardiamo la classifica delle ultime 10 giornate sarebbe prima classifica. Domenica abbiamo vinto in casa con la prima classifica, oggi veniamo a giocare con quella che in questo periodo qua era la prima di tutti, facciamo questa prestazione, già nel primo tempo forse meritavamo qualcosa di più, abbiamo cercato di vincere fino al 90esimo quando Cericolo ha avuto la palla anche per vincere e poi rigori ci sta, nel senso si sbaglia, fino alla Lombardi in questi 2 anni che sono qua l'ha sempre fatti tutti, quindi ci poteva stare un errore, però sicuramente prendo buonissima la prestazione con un piccolo rammarico di non aver dato il bottino pieno che ci aveva fatto fare un bellissimo salto in classifica. Soprattutto al di là del punto, credo che quello che si deve sottolineare è lo spirito, no, di questa Lavagnese che con l'Alcione e poi adesso con il Bra ha fatto 2 grandi partite, ha fatto vedere anche un buon gioco, quindi insomma è tutto di pari passo. Sì. Ma già qualche domenica che mi sento dire questa Lavagnese forse non merita la classifica che ha. Io però adesso non te l'ho detto. Infatti, però hai sottolineato questo fatto. Io concordo con voi, concordo con questo giudizio. Però se abbiamo questa classifica vuol dire che qualcosa non è andato bene. E tirarci fuori da questa classifica non è proprio passeggiato. Io sono tornato che eravamo penultimi. Con uno sconto diretto a Pondonaz con quella pari punti poteva essere veramente dura, i ragazzi ci hanno messo lo spirito oltre a essere comunque una squadra che secondo me come non merita visto le prestazioni che stiamo facendo questa classifica, però io nella mia esperienza ho visto squadre blasonate, squadre anche di alto livello alla fine invischiate in una zona per non retrocedere, magari retrocedere anche. Quindi noi dobbiamo continuare, dobbiamo rilassarsi, i ragazzi spero che da queste partite come quelle di domenica prendano una grandissima fiducia, però il cammino non è ancora chiuso.